Bella gente, il Doc è qua presente. Com'era la storia? Com'era la storia? Doc, non dire queste cose, perdi di credibilità. Doc, ma chi te ne dà le notizie? Topolino o Topo Gigio? Dai, Doc, mi meraviglio di te che anche tu fai video a K-Views. Felipe Anderson? È saltato o no? Andate a vedere la live Milan-Roma. Quando due o tre scrivono cosa ne pensi di Felipe Anderson, sono un giornalista di Torino. Felipe Anderson è già fatta. Il doc dice: impossibile perché Thiago Motta deve firmare. E Thiago Motta, Felipe Anderson, non lo vuole. Chi aveva ragione 2 giorni fa? Certo, non ho detto Palmeiras, per amor del cielo. Io però sapevo che non firmava. Chi ci aveva ragione? Ditemelo, ditemelo. Il Doc. Perché quando il Doc vi porta delle notizie, soprattutto di calciomercato, che non ne parlo mai. Poi, piccola premessa prima di dire questo che sto per dire, anche io sbaglio, non è che io so tutto. Però, la maggior parte delle volte il Doc vi dà la notizia veritiera. Perché io non faccio video per acchiappare visual. Io faccio video perché me lo dicono. E vi porto le notizie. E dato che ieri Thiago Motta ha firmato un precontratto con la Juventus, è andato lì, giunto, gli ha dato il potere in mano, gli ha dato un potere decisionale, lo ha messo in base a delle scelte, gli ha detto: ascolta, Felipe Anderson o Sole? Dei due mi tengo Sole, ma questo non vuol dire che Sole però non parte, perché comunque per far cassa e arrivare a determinati obiettivi che vi dirò più avanti, non sicuramente oggi, prima che ve lo dicono gli altri, ve lo dice il Doc, non ti dà la certezza che Sole rimani. Ma però il Doc l'ha detto che Felipe Anderson è una gran cagata, soprattutto di giornali ridicoli come Tuttosport. Perché sapete cosa fa Tuttosport? Sport prende un foglio, prende un foglio, un foglietto, mette 500 nomi e poi ne spara 3 o 4 al giorno. Grazie al caso che dopo un po' uno lo becchi, sono bravo anch'io così. Invece il Doc, piano piano, con della calma, vi porta notizie veritiere. Poi ripeto, a volte sbaglia anche il Doc, non le posso per tutte. Però la maggior parte ci vado vicino e vi do la verità. Perciò fate una bella cosa, iscrivetevi al canale, iscrivetevi al canale. Che il Doc quando parla ne dice cazzate, perché la faccia ce la metto io. So che se dico una cagata mi si ritorce contro. E quando firmerà anche Thiago Motta, vi daranno l'ufficialità e non ve la danno adesso, ve la danno a fine campionato, non ve la possono mai dare adesso. Ma quando poi ve la daranno, a tutti i fenomeni che mi stanno rompendo i coglioni. Poi dopo il Doc viene a prendere una a uno, vi prende tutti i commentini, in qualunque social mi state stressando, e vi perculo uno a uno, uno a uno. Se non sarà così, e avete ragione a voi, chiederò io, mi farò perculare da voi, farò una live con scritto perculatemi, Thiago Motta non arriva. Vediamo chi ha ragione, vediamo, mi piace giocare, mi piace, e mi piace anche vincere. Comunque era palese che non venisse. Non era normale che uno come Giuntoli, che si va a prendere un Thiago Motta, va a prendersi un Felipe Anderson. Non esiste, si deve ripartire dai giovani. Hai gente come Ealing in squadra, hai gente come Sole. Ma perché vi fate prendere per il culo dalle persone? Perché? Perché? Senza parole. Comunque, un'altra cosa. Adesso vediamo se settimana prossima o quella dopo ancora. Giovanni. Clamoroso. Clamoroso. Beh, vi stavo dando una notizia, non so se darvela. Vabbè, se mi pacca, sti cazzi. Sti cazzi, sti cazzi. Settimana prossima, Albanese sarà in live col Doc. Il giornalista più vicino alla Juventus, il Doc ve lo porta. Non vi prometto niente, adesso mi ha dato una conferma. Ok. Non vi prometto niente, poi nella vita guardate il povero Gianni Bianco che Moggi aveva dato la conferma e poi Moggi, vabbè, quel soggetto di merda di Moggi, vabbè, parliamo di niente. Comunque, amici miei,
clamoroso. Poi vi dico un'altra cosa. Vi voglio dire un'altra piccola cosina, ma piccola, ma proprio questione di niente. Questione di niente, scusate un attimo. Devo cercare un attimo tra le mail che mi sono arrivate. Se posso fidarmi o no. Italiano, allenatore della Fiorentina, vicino al Bolo, segnatevelo, perciò italiano vicino al Bolo, Thiago Motta ha già firmato un preaccordo. Comunque, ritornando a prima, albanese, il buon Giovanni mi ha detto che si potrebbe fare, spero tanto che si possa fare, perché mi piacerebbe davvero parlare di un tema che mi piace ma che non porto spesso sul canale, cioè il calciomercato. Spero davvero che venga e poi vedremo. Se viene comunque lo saprete sempre prima di tutti. Il buon Giovanni, spero che venga. Comunque, ripeto, Thiago Motta ha firmato e ha deciso che Felipe Anderson non arriva, perché attenzione, Felipe Anderson era quasi fatto, perché ancora non si sapeva, cioè non si era sicuro del precontratto che avrebbe dovuto firmare Thiago Motta. Dal momento che l'ha firmato Thiago Motta, io ho già detto, dei due posso scegliere Sole, Felipe Anderson, lascialo andare. Se non viene vogliamo vendere Sole per prendere un altro giovane, accetto, ma tra i due, per adesso, per quello che c'è in casa, Sole. Perciò Thiago Motta è stato l'artefice che ha fatto saltare tutta la baracca. Ricordatevelo, è ancora qua il doc, ve l'ha data l'informazione. Thiago Motta preaccordo. Ci volete credere? Quello che volete. Poi venite alla fine, veniamo. Se sbaglio io, mi perculate. Ma se poi ho ragione, oltre a farmi perculare, venite a chiedere scusa, come farò io se sbaglio. Però è sempre così. Comunque, raga, sono felice, davvero sono felice, perché Thiago Motta è Thiago Motta. Felipe Anderson è un giocatore senza un cazzo di senso logico, ha fatto doppietta con la Salernitana, non segnava dal 32 dopoguerra, c'era ancora il baffetto che girava indisturbato in quella della Germania, meglio che no. Perciò, il Do vi dice, iscrivetevi al canale, anche perché se vi iscrivete al canale entro il 15 maggio, arriviamo a 10.000 iscritti, video dell'anno, face to face, Doc Massimiliano Allegri. Volete vedere il video? Iscrivetevi. Voilà.